C'è sempre una grande partecipazione per questa processione, un evento che unisce davvero tanto la comunità di Palinuro. Sì, è una cosa bellissima ed anche un modo per riunirsi tutti quanti, noi di Palinuro e delle persone dei paesi limitrofi. Ed è un modo per continuare la tradizione che varia da anni e anni, da come sappiamo il miracolo di Sant'Antonio, e spero che continui negli anni anche con questa affluenza e questa voglia viva, la passione di continuare ed onorare questo grande santo. È un evento che unisce, come dicevamo, la comunità locale, ma abbiamo visto anche diversi turisti che vengono appositamente per godersi questo momento. Sì, è un piacere, anche perché è una novità. Un turista viene da fuori, vede tutte queste barche e si chiede cosa sarà mai. È un momento per fare, è un motivo più che altro, per far conoscere anche le nostre tradizioni, il nostro sacro e profano del nostro paese e quindi di espanderle in tutti i territori locali e anche esteri. Vogliamo far conoscere meglio agli amici a casa questa tradizione che c'è a Palinuro, questo legame con il santo protettore praticamente di quei pescatori. Un legame che dura da tantissimi anni, forse quando ancora io non ero nato. Un legame che si racconta di una burrasca che ha sorpreso, di una bufera di mare, di vento che ha sorpreso i pescatori che stavano facendo la pesca del pesce spada con delle barche a remi. Allora si andava a remi perché le barche a motore erano poche a Palinuro, erano un paio. Un paio di queste barche a remi sono state sorprese dal vento, da una buriana fortissima fuori capo Palinuro e non sono rientrati a terra. Mancavano all'appello queste due barche, così le barche che avevano il motore sono uscite dopo che si è calmata un po' la tempesta, allora a cercare queste barche che mancavano. Su una di queste barche c'era un bambino di nome Armando, figlio di un pescatore che aveva l'età 8-9 anni, e queste barche che erano uscite per trovare queste barche che non rientravano hanno visto una luce, ma una fiammella proprio in mezzo al mare, si sono avvicinate ed era una di queste barche. Queste barche hanno fatto notare a questi di queste barche che non erano rientrate, che se non era per la luce che vedevano non li avrebbero mai avvistati. Invece questi erano tutti bagnati, non avevano nessun mezzo, nessun motivo, qualsiasi cosa per fare luce, non c'avevano niente perché erano bagnati. E sicché questo ragazzino poi, che era su una di queste barche disperse, ha raccontato che nel buio vedeva sul capo Palinuro un monaco che gli faceva cenno di rientrare. Sono rientrati ed allora si racconta che sia stato Sant'Antonio a salvarli.